Attesa da 7 anni dal piccolo borgo frazione dell'Aquila, divenuto tristemente simbolo del terremoto dell'aprile 2009, si è festeggiata oggi l'inaugurazione della chiesa di San Pietro Apostolo, restaurata grazie ad una donazione del governo della Repubblica Federale di Germania. Una riapertura simbolo di una riconciliazione. L'intervento tedesco per Onna, infatti, si contrappone idealmente al ricordo della strage compiuta dalle truppe naziste nel giugno del 1944, che costò la vita a 18 persone. Beh, la chiesa è il centro di una comunità e quando una chiesa ricomincia a vivere, quindi quando vi si pratica il culto di nuovo, significa che la comunità ricomincia a vivere. E poi va sempre sottolineato che questo progetto è frutto di un impegno della Repubblica Federale Tedesca che è stato rispettato al millimetro nei tempi e nella sostanza. Una concreta condivisione tra Onna e tedeschi che ha creato spazi di aggregazione e confronto con la popolazione, da Casa Onna all'Infobox alla Casa della Cultura. Questo è un giorno per noi tedeschi di festa, in primo luogo perché viene ricostruita la chiesa che era stata distrutta dal terremoto, ma perché è anche un segnale di speranza per la rinascita di questo luogo, ma anche di speranza per le relazioni, per l'approfondimento delle relazioni italo-tedesche dopo i terribili eventi avvenuti nella Seconda Guerra Mondiale. Sono molto felice che le relazioni italo-tedesche si siano ulteriormente approfondite anche nel corso di questi anni, nel rapporto che si è creato per la ricostruzione della Chiesa. Si sono creati dei legami di amicizia che continuano, italiani che hanno imparato il tedesco, tedeschi che hanno imparato l'italiano e continuano anche a farsi visita. Per noi questo è molto importante.